Thomas Špidlík, Piccole perle dei padri della Chiesa. Prefazione. Nessun uomo è un'isola. I marxisti inquadrano l'uomo nel contesto dello sviluppo economico, i governi nei partiti politici, gli astrologi nell'andamento delle stelle. Gli ecologisti vogliono salvarlo facendolo tornare al contatto con la natura vivente. La Bibbia, invece, vede l'uomo all'interno della storia della salvezza. La storia è uno strumento della provvidenza divina, il cui scopo è ben chiaro, stabilito fin dall'inizio, e che nei secoli lavora alla sua realizzazione lentamente ma instancabilmente in ogni uomo. Cristo è concepito nella mente di Dio come primo generato in tutta la creazione. È l'inizio di una linea che terminerà alla fine di tutti i tempi, con la presenza visibile di Dio in tutto ciò che esiste. Nel credo esprimiamo questa speranza con l'affermazione che verrà per giudicare i vivi e i morti. L'espressione greca ercomenos è più ricca, significa che Cristo è veniente in maniera continua e graduale. È dall'eternità il figlio del Padre, ma è anche nato dalla stirpe del re David e dalla Vergine Maria. È il vero figlio del popolo eletto e l'erede della fede di Abramo. Se è veniente, è anche parlante, giacché è il verbo di Dio incarnato. La lettera agli ebrei riassume così l'era precedente la sua venuta. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose. Forse ciò dovrebbe significare che ormai da allora Dio ha smesso di parlare? È certamente impensabile. Cristo manda i suoi discepoli perché parlino a tutto il mondo in suo nome. È la Chiesa insegnante. Come nell'Antico Testamento il messaggio dei profeti collega una cosa con l'altra, così anche nel Nuovo Testamento distinguiamo tra i periodi. La prima testimonianza scritta della nostra fede ci fu tramandata dagli evangelisti. I loro seguaci ebbero il nome di padri. Furono coloro che dovettero difendere la purezza della fede contro le eresie e adattarne la predicazione a un nuovo ambiente, attribuirle le parole appropriate nelle lingue dei popoli battezzati ed esprimerle sotto forma di dogmi nei primi 7 concili ecumenici della Chiesa. È interessante che provenissero soprattutto da terre che si fecero poi portatrici di una nuova cultura, viva ancora oggi come cultura europea, che ha ormai una tradizione di 2000 anni, ha apportato anch'essa molto di nuovo e vuole essere creativa anche in futuro. Ma se vogliamo renderne correttamente il significato e non snaturare l'identità della missione di Cristo, dobbiamo essere sempre ben consapevoli delle radici da cui si è sviluppata. Questo si è manifestato in maniera evidente nel Concilio Vaticano II. Tutti riconoscono che questo è uno dei concili che rappresentarono un grande progresso nella vita e nella comprensione della Chiesa. Ma non dimentichiamo quale fu la circostanza che lo precedette e lo preparò. Era la ripresa dello studio dei padri della Chiesa, la patrologia. I teologi che eccellevano in questa disciplina furono i principali consulenti nelle discussioni conciliari e nella formulazione dei testi del concilio. Dai padri, il concilio adottò anche l'atteggiamento fondamentale con cui dobbiamo avvicinarci alle verità dogmatiche, cioè chiedersi sempre cosa significano per la vita spirituale. La spiritualità è quindi una parte essenziale della dogmatica e dell'insegnamento catechistico. Gli scritti che ci hanno lasciato i padri sono molti e composti in stile diverso. Per questo nei monasteri si abituarono presto a comporre piccole antologie per l'uso pratico. Da una lunga lettura sceglievano un pensiero emblematico che serviva poi per la meditazione. Alcuni fecero buone scelte, che quindi furono anche diffuse. Per esempio, nell'XI secolo divenne famosa l'antologia di Nikon della Montagna Nera, presso Antiochia.
Poi i monaci abbandonarono i loro monasteri nell'Asia Minore, invasa dei Saraceni, e non potevano portarsi via tutte le biblioteche che avevano laboriosamente accumulato. Il materiale di Nikon doveva compensarli di questa perdita. Oggi ci troviamo in un'altra situazione. Gli scritti dei padri della Chiesa vengono stampati in varie lingue e godono di successo editoriale. Ma per l'uso pratico, anche all'uomo di oggi sono più utili alcuni brevi pensieri su cui poter meditare. Ecco lo scopo di questo piccolo libro. Non ha pretese di completezza. I testi dei padri sono scelti in maniera assolutamente libera. Sono accompagnati da una brevissima meditazione, tratta nella maggior parte dei casi dai pensieri dei padri, della cui spiritualità mi sono occupato per anni. È come una manciata di piccole perle che ognuno potrà da solo infilare sul filo della sua vita personale. Thomas Špidlík.